Ciao a tutti, bentornati su Recenso, la videorubrica dei libri, fumetti, manga, film e telefilm prodotta dal mio studio di grafica OIRAD. Io sono Dario e oggi torniamo nel mondo della Marvel e dei supereroi, ma lo facciamo andando in Africa. Iniziamo! Il film in questione è uscito nel 2018 e al momento detiene il record di maggiori incassi del 2018, appunto, attualmente contando ben 548 milioni di dollari. Questo è un film che si innesta nella programmazione del cosiddetto progetto Avenger della Disney Marvel e cronologicamente si posiziona a cavallo del film Avenger Civil War. L'evento che scatena tutta la trama di questo film è la morte del re del Wakanda e possiamo definirla la successiva guerra al trono. Ma che cos'è il Wakanda? Il Wakanda è un territorio sub-equatoriale dell'Africa che si è creato a seguito dell'impatto milioni di anni fa di un asteroide sulla Terra. Questo asteroide era carico di un materiale prezioso, un materiale alieno chiamato appunto il vibranio. Se ben ricordate, il vibranio è l'elemento che costituisce lo scudo di Capitan America. Ed è proprio il vibranio, senza dirvi molto, che costituirà poi la fortuna di questo popolo. E il Wakanda è forse la figata più pazzesca che c'è in questo film. Film che, diversamente dagli altri di questo progetto Marvel, è molto più lento, ha un ritmo molto più cadenzato, quasi pedante, nel quale addirittura anche le scene d'azione hanno un ritmo molto lento, hanno un ritmo molto pacato. E appunto l'azione di combattimento che può esserci in queste scene non accelera per niente la narrazione in sé. Ha un sapore calmo che quindi sembra voglia farci appunto entrare nella vicenda e nel modo di vivere tutto africano di questa popolazione che appunto non è coeva con il nostro stato di avanzamento tecnologico e possiamo dire culturale. Le quattro tribù che quindi formano il popolo del Wakanda vivono nascoste in esso, mantenendo un profilo talmente basso da risultare al di fuori di tutti gli interessi economici, commerciali e politici dell'intero pianeta. Ma è proprio al di sotto di questo profilo che mantengono i wakandiani che in realtà si cela la loro vera forza, il loro vero essere. Ed è proprio questa vera natura che celano che è al centro degli interessi del futuro regnante del Wakanda. Della storia appunto non vi dico altro, anche perché è da poco uscita, quindi non voglio rovinare come al solito la sorpresa a nessuno. Però posso dirvi che è un film molto bello, molto ben fatto, tralasciando il fatto che appunto ha una trama molto molto lenta. Bisogna andare al cinema con l'idea di farsi una bella camomilla, una bella dose di calmante per poter, diciamo, sopportare questa lentezza. È una lentezza insolita per i film della Marvel, ma diciamo che tutto l'ambiente di questo film è molto insolito. A farla da padrone sono quindi le immagini con varie caratteristiche che le formano. Prima di tutto i colori. Noi siamo appunto in un ambiente africano, per cui da padrone la fanno i colori dei vestiti, ma anche delle acconciature, il modo nel quale il reparto, più che quello della sceneggiatura e della regia, proprio il reparto del trucco, del parrucco e del design, non solo dell'abbigliamento, ma anche della cosiddetta ingegneria urbana di questo popolo ci trasmette il film. Una visione meravigliosa nella quale si intrecciano la natura da un lato e dall'altro anche questa bellissima coesistenza e coabitazione di tecnologia che non distrugge la natura ma che ci sa convivere. Forse questo è un piccolo spoiler, ma devo dirlo. Per cui vediamo la bellezza di questi edifici che ci ricordano molto i nuovi progetti che stanno avvenendo nel resto del mondo, di questi palazzi che in realtà sono dei giardini in verticale, perché si sta riscoprendo l'ecologia e l'importanza di avere delle piante in città.
Nel Wakanda invece questo è proprio già il vivere è concepito così, nel rispetto della natura, in questa specie di ecologia che è propria del popolo. Ed è bello quindi vedere questo popolo che riesce a fondere la propria tradizione religiosa, la propria relazione con l'ambiente e il proprio saper vivere una tecnologia che non abbandona la tradizione, ma che anzi l'accoglie e vivono di pari passo, quasi anche denunciando il modo di vivere degli occidentali, perché questo è un film che è completamente visto nell'ottica del popolo nero. Popolo nero che io spero voi capiate non essere un'inflessione linguistica in negativo, quindi razzista, ma proprio perché la maggior parte degli attori di questo film sono appunto neri. Quindi la visione che questa volta, la denuncia che siamo abituati a vedere da parte della Marvel in questi film, questa volta si incentra su un popolo che a noi sembra sempre lontano, che alle volte, soprattutto noi italiani e europei, ci sembra un popolo invasore. Dicevo quindi che è bellissimo questo fatto che in questa denuncia della Marvel, sotto la trama della risata, sotto l'aura della risata, in realtà in questa denuncia si vede come anche il popolo nero è xenofobo nei confronti di quei pochi bianchi che entrano nel Wakanda. Ed è quindi bellissimo vedere e sfatare il mito che, come io e Simone ci dicevamo durante la visione del film al cinema, il mito che gli xenofobi sono solo quelli bianchi, ma anzi, xenofobo è chi ha paura dell'ignoto, paura dello sconosciuto, paura di un qualcosa che non è vicino a sé ma che appunto è diverso. Ed è quasi straordinario il fatto che questa paura la si vive e la si vede da parte di chi invece di solito è lo sconosciuto. Tant'è che di solito noi i neri li chiamiamo gli immigrati quasi in modo spregiativo, e invece qui a vederla in maniera diversa sono stesso i neri che chiamano gli occidentali i colonizzatori, chiamano i bianchi i colonizzatori. E quindi mi ha fatto sorridere tantissimo questa cosa, perché ne hanno la prova storica del fatto che siamo andati in casa loro a distruggere, a rapire e a sfruttare. Quindi hanno una ragione per chiamarci colonizzatori. E quindi questa sottile venatura di denuncia fa sorridere, ma fa anche riflettere, perché nessuno, come si vede anche nel film, può definirsi lo straniero dell'altro, il lontano dall'altro, perché siamo parte di un unico grande ecosistema che non è solo il Wakanda o l'estero, ma che è tutto. E poi la cosa straordinaria, recensiani carissimi, è la donna. Il ruolo della donna che ha in questo film è eccezionale. Noi di solito siamo abituati a vedere la donna un po' relegata a un certo ruolo, a un certo ambito, e che non raggiunge mai lo status equipollente dell'uomo. Qui invece addirittura le donne hanno un potere e una bellezza al di là della fisicità, dell'abbigliamento, dei colori che indossano, ma hanno una bellezza di carattere, una forza di non solo volontà, ma anche una forza che nasce dalla resilienza, dalla capacità e caparbietà di ricoprire certi ruoli. Abbiamo il generale dell'esercito della Guardia Reale che è donna e che, ragazzi, vi assicuro, ha una forza e una bellezza quel personaggio che è una cosa eccezionale, cosa che magari ad esempio in un film su un occidentale la donna sarebbe relegata al ruolo della spia, al ruolo della segretaria o dell'eroina messa un poco al lato. Qui invece la cosa straordinaria è proprio il peso che le donne hanno in certi ruoli anche chiave. Mi sono ritrovato a pensare che forse la donna in questo film funziona più del protagonista stesso, che sembra un po' relegato, il protagonista, a quello stereotipo dell'eroe che si deve sacrificare, che si deve immolare, che deve affrontare per forza di cose certe sfide, certi ostacoli pur di raggiungere la vittoria, pur di raggiungere il proprio obiettivo. Sembra più veritiero un personaggio femminile in questo film che il personaggio stesso protagonista, che comunque non disdegno perché è un bel personaggio, a differenza forse degli altri film Marvel monografici sulla nascita degli eroi,
presi quindi singolarmente. Questo film non racconta come nasce questo personaggio, questo eroe, ma spiega più che altro il suo background in quanto nuovo re del Wakanda e quindi in quanto re anche nella visione occidentale eroe, quindi Avenger. Simone sempre mi ha fatto notare che Spider-Man Homecoming è anche uno di questi film nei quali non risulta narrata la nascita del personaggio, perché in realtà il personaggio viene già introdotto in Civil War. Io però appunto non ho visto Spider-Man, non linciatemi, devo ancora recuperarlo, non è uno dei personaggi che più gradisco, quindi non ci sono andato tanto dietro. Per di più, ormai da quando ho visto Doctor Strange, per me il canone, la regola con la quale giudico gli altri film è sempre in rapporto a come è venuto fuori Doctor Strange, che, come già vi dissi nella puntata che trovate qui cliccabile a schermo e nell'info box, di sicuro è uno dei film, se non l'unico film della Marvel nel quale c'è un picco in apice meraviglioso di bellezza, non solo nel design ma anche della trama e soprattutto anche di come è sviluppata la sceneggiatura. È inevitabile, per quanto mi riguarda, che diventi la chiave di lettura per poi confrontare tutti gli altri film della Marvel successivi. Questa storia di questo protagonista, la Pantera Nera, il Black Panther, che io vedo quasi in contrapposizione come chiave di lettura a Capitan America e alla sua controparte Bucky, il soldato d'inverno. Qui ci ho letto questa stessa contrapposizione, questa stessa dicotomia, mettiamola così, che crea un poco il personaggio, che gli dà modo di raccontarsi e di farsi scoprire da noi. Non è propriamente così, non c'è un reale parallelismo tra questi quattro personaggi, per fortuna, ma è una vicenda tutta da scoprire, quindi io mi fermo qui. Voglio ora sapere assolutamente da voi se l'avete visto, cosa ne pensate, cosa vi aspettavate da questo film, perché io ad esempio, sempre assieme a Simone, la cosa che pensavo era che è risultato un po' forzato il collegamento che c'è stato a livello cronologico tra questo film e queste vicende e Civil War, il fatto soprattutto che questo film è uscito molto dopo Civil War, quando quasi cammina in parallelo, almeno per quello che mi è dato di capire, perché non seguo sempre tanto bene le vicende della Marvel. Però a voi ora tocca commentare e farmi sapere cosa ne pensate al riguardo. Ricordatevi che se state per spoilerare, segnalatelo nei commenti qui sotto, così non disturbiamo i giochi a nessuno. Vi ringrazio per l'attenzione. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di cliccare il mi piace e di condividerlo con i vostri amici. Cerchiamo di crescere in numero, di creare e dare ancora più solidità a questo salotto. Io vi ricordo anche che sono su Facebook, Twitter e Google+, ma mi trovate pure su Telegram, Periscope e Instagram. Non dimenticate di iscrivervi al canale, se non l'avete fatto cliccate il pulsante qui sotto e attivate la campanella per le notifiche. Ricordatevi anche di visitare www.re-censo.it. Grazie ancora per la visualizzazione e per la pazienza nell'ascoltarmi, perché parlo troppo, lo so. Io sono Dario, questa era Recenso. Noi ci vediamo appunto venerdì prossimo, sempre qui, sempre su Recenso, pronti a sfogliare nuove storie e a volare nel mondo della fantasia. Ciao!